situazione di Italia a fare di lavoro, sono sempre io. Oggi, frequentandomi con persone che hanno studiato più di me, mi hanno spiegato che ITE è un suffisso greco che vuol dire infiammazione. E quindi ribadite il libro che presentiamo oggi è un'infiammazione che ormai da 150 anni ci viene, abbiamo tutti, e che viene dalla cronica. C'è un piccolo problema, da qualche anno qualcuno ha cominciato a trovare l'antidoto, il farmaco per togliere questa infiammazione. Poi questo è il professor Giannone, che ha pensato di scrivere questo bellissimo libro per i ragazzi della scuola media e scuola superiore, ma leggendolo è un libro eccezionalmente valido anche per chi vuole cominciare ad affrontare questi argomenti identitari e di controstoria. Storia e controstoria vuol dire il revisionismo della storia, che ormai sta prendendo piede in tutto il mondo, perché si è capito che è vero che la storia lo scrivono i vincitori, ma negli ultimi anni hanno un po' esagerato, quindi si sta prendendo piede questa nuova scienza. Prima di poter passare i soldi, volevo soltanto dire due parole. Noi siamo Altatere di Lavoro, che fa parte della parte nord della Terra di Lavoro, è un territorio molto molto particolare. E se io soggetto Claudio mi confronto con un oggetto falso storico, il limite è nel soggetto, perché il limite è nell'oggetto, perché io posso fare quello che voglio, che lo manipolo come voglio. Ma se io Claudio soggetto mi confronto con un mito, con un gigante, che è la Terra del Lavoro, il limite non è più nell'oggetto, ma nel soggetto. E quindi se io non soffro di complessi di inferiorità, accetto di essere subito di questo gigante, e accetto anche di essere figlio nel momento in cui scopro che sono figlio di questo gigante. Chi invece soffre di complessi di inferiorità si affida ai falsi storici, ai falsi miti, e va avanti con questa cosa. Adesso, prima di iniziare, vorrei far passare un video di una persona che tutti conoscete col nome di Eugenio Maria Beragei. È amato questa terra forse più di quanto uno può immaginare, nonostante lui fosse nato a Roma, un'altra terra dei miti, quindi forse li conosceva bene. Venuto qui è rimasto affascinato e folgorato, e ha deciso di sentirsi degno subito di questo gigante, di questo mito. Lo faccio passare velocemente. Questo per creazioni
dalla gran capacità creativa di Luciano Caira, che ha fatto male questo emblema dell'Alta del Grovolo, e noi abbiamo creato questo stemma in vari colori, tra cui questo qui. E la terra di lavoro è sempre stata per 2000 anni un territorio di un laboratorio culturale, sociale, finanziario, economico, terra di filosofi, teologi. È stato veramente un laboratorio culturale che ha permesso al mondo di potersi nutrire e per creare la civiltà. Adesso questo purtroppo si è perduto, è rimasto un vecchio ricordo. Da quando si è italianizzato, nazionalizzato, socializzato, la terra di lavoro ha perso questa sua grande virtù. Per fortuna alcuni segni sono rimasti e stanno germogliando di nuovo. Tra questi è stata anche una terra di grandi musicisti, gli ultimi Samuele Pagano, da cui il nipote Virginio Volante abbiamo assistito nel Convegno Musica del Sole. Adesso ha vinto il premio Oscar Ennio Morricone di Piarpino e Severino Gazzelloni, che sono tutti laborini, quindi terra di lavoro. E fra questi adesso si sta creando un movimento di musicisti nell'alta terra di lavoro, che pur litigando tra loro, però non si rendono conto che stanno creando un movimento musicale importante nel campo della musica romana, e si può cominciare a definire un movimento musicale dell'alta terra di lavoro. E questa sera, dopo che abbiamo avuto ospiti più forti che hanno avuto il lavoro, Benedetto Vecchio, abbiamo la possibilità, la fortuna di poter raccogliere questo gruppo di musica popolare, la Controra. Più identità di questo è Controra, termine napolitano e laborino, che vuol dire in romano bellissima benignetta, che ci accompagneranno e creeremo questo binomio tra storia, identità e musica, per far capire che la terra di lavoro ha iniziato a prendere lo scettro che qualcuno ne ha voluto togliere. Passo la parola a Silvano che farà la presentazione.
Adesso passiamo ai saluti che sono doverosi. Innanzitutto devo salutare la Biblioteca Latina che insieme a noi organizza, la persona Mario Riccardo e Luciano Caia, la riuscita di questi convegni. Ringrazio anche mia moglie Cinzia che mi sopporta dalla mattina alla sera e ci segue e ci ha permesso oggi di poter ascoltare questa bellissima presentazione. Grazie a tutti i compagni della nostra associazione, ormai maestro Ottavio Cecchini che è la sua gentile signora, Salemi, generale che viene da Capua che vuole sentirci, insomma, la signora Petronzio, Mario, vorrei abbracciare tutti, ma che deve spalda Alfredo Cari del direttivo, Mario Pove già fatto. Adesso il sindaco, che devo dire ci segue sempre con attenzione, oggi veramente è impossibilitato di venirci a dare un saluto, e sarà presente il presidente del Consiglio del Comune, Luca Gianandrea, che sostituirà il sindaco nei saluti di quest'oggi. Buonasera a tutti, vi do il benvenuto nella cittadina. Oggi, come diceva Claudio poco fa, il sindaco non è potuto venire, ma con molto piacere aprirò io questo convegno. Devo ringraziarvi perché, come diceva Claudio poco fa, si parla di storia e controstoria, quindi utilizzando la parola controstoria vediamo che persone, studiosi come voi, coltivano il dubbio, ed è proprio quando coltiviamo il dubbio che ci crescono i frutti migliori. È proprio il non dare niente per scontato dal punto di vista storico che ci porta a un revisionismo che è molto importante. Conoscere le proprie radici storiche ci insegna a guardare avanti, ci insegna a capire quale è il nostro, quale sarà il nostro percorso futuro. Quindi io vi ringrazio della vostra presenza, ringrazio il tavolo della presenza qui presente e invito a frequentare la città latina per ogni vostra iniziativa futura. La nostra amministrazione insieme alla Biblioteca Comunale di Latina ospita ogni anno circa 100 tra manifestazioni culturali e manifestazioni sportive, e tutto questo non sarebbe possibile senza il lavoro dei collaboratori che ci sono dietro, ma soprattutto senza la vostra presenza che rende questi convegni molto più interessanti. Quindi vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento e benvenuti nella città di Latina. Grazie. E quest'oggi chi controlla le danze sarà Fernando Riccardi, ormai la punta di diamante degli storici laborini, ormai si sta fermando in tutto il territorio, non solo, ma il 2 di aprile a Cerreto San Nito ha avuto un successo incredibile, ha fatto un convegno straordinario, una partecipazione incredibile, quindi oggi sarà lui che controlla le danze e che darà l'onore al preside Giannone, poi sarà lui che farà la presentazione del preside che viene da Salerno, da Salerno viene a presentare il libro qua, non è una cosa da sottovalutare. Quindi passo la parola a Fernando che penserà tutti questi. Si sente? Anche troppo. Buon pomeriggio a tutti e siamo qui per l'ennesima presentazione di un libro davvero molto interessante che chi avrà poi modo di leggere si renderà conto dello spessore di questo libro. Due parole sull'autore, che è il preside Vincenzo Giannone. È stato già detto da Claudio, è uno stimato dirigente scolastico che insegna a Scafani in provincia di Salerno. Tutto bene. Dirige la scuola. Una scuola che si chiama Ferdinando II e che non è poco, quindi anche in questa visione molto corrente, anche questo l'ha detto. Io, cercando di dire due parole per questo libro, ho fatto una similitudine che potrebbe sembrare un po' ardita, ma che in effetti non lo è, perlomeno più di tanto. Sorprendenti analogie fra il preside Vincenzo Giannone e San Paolo di Tarso,
probabilmente può darsi pure, insomma, però che cosa è successo a San Paolo di Tarso? San Paolo di Tarso che trattava da Gerusalemme, procedeva da questa strada, da Gerusalemme a Damasco, ebbe questa voce del Signore che gli diceva di scegliere la strada giusta, che era quella di abbandonare la religione ebraica per diventare cristiano, cosa che poi in effetti è accaduta, perché San Paolo è diventato uno dei teologi più importanti della Chiesa cristiana. Vincenzo Giannone ha ricevuto la stessa folgorazione, ma non sulla via di Damasco. Sulla via, no, io direi sulla via che conduce alla ricostruzione della storia vera. Della vera storia dell'unità d'Italia e in più in generale di quello del fenomeno che la vulgata storiografica di Dante suole chiamare con il nome di risorgimento. Quindi San Paolo è stato folgorato grazie al nostro Signore, Giannone è stato folgorato sulla via della verità storica in virtù di un elemento, le carte e i documenti. Quindi Giannone è stato folgorato dalle carte e dai documenti che, caro Paolo, noi lo ripetiamo sempre, lo ricordiamo e io non mi stancherò mai di farlo, sono i soli elementi che consentono di ricostruire la storia, quella storia che vuole avere la pretesa di essere una storia vera, quella storia che non è tacciata di partigianeria come purtroppo spesso e volentieri, con la quale spesso e volentieri ci confrontiamo. Quindi fatta questa similitudine, perché dovete sapere che Vincenzo Giannone, come tutti quanti noi, come gran parte di noi, è stato a origine un profondo, forse anche un estimatore di Garibaldi, dell'unità d'Italia, dei cosiddetti balli della patria, di Vittorio Emanuele, di Cavour, di Mazzini e compagnia. Poi però quanto ha avuto la possibilità ed anche l'intelligenza, direi, di leggere le carte, i documenti, i libri, che non sono stati quelli scritti, solo quelli scritti da chi ha vinto la storia, ma anche quelli di chi la storia l'ha persa e la cui accumulazione, quindi suole ripetere qualcuno, è sempre molto più interessante dell'altra, lui ha cominciato a capire che qualcosa non quadrava, che la barzelletta dei mille era una barzelletta, che tante cose che ci hanno raccontato sui libri di testo delle scuole non erano come così si vuole. E quindi dopo questo periodo di riflessione, dopo questo periodo di letture, ha subito, direi, quasi, mi sentirei dire, una sorta di mutazione genetica ed è, si è trasformato da garibaldino loiale, amante della storia greca. E amante della storia vera è sempre qualcosa che è molto difficile, soprattutto per chi è stato abituato per tanti anni, per tanto tempo, ad avere a che fare sempre con le stesse cose e a leggere e a sentire sempre le stesse verità, le stesse nozioni sparciate per verità, ma che in effetti verità non sono. Ed ecco perché il Gesù Giannone ha dato alle stampe, e qui veniamo in Medias, questo libro che è La Garibaldite, che è questo libro che vedete qui, anche in elegante veste tipografica. Un libro che ha, come diceva già Claudio Santarelli, un qualcosa di originale e di insolito, già a partire proprio dal titolo, ci va Garibaldita. Giovanni Saverio è lo stimato dottore, c'è anche l'amico Pino Del Nicola, l'altro dottore, quindi mi insegneranno che quando si dice c'è il suffisso vite, c'è qualcosa che non quadra, poi c'è un'infezione, quindi ecco allora. Che cos'è la Garibaldita? È un'infezione, ahimè cronica, che affligge per lo meno da 150 anni il nostro paese. Io per preparare questo intervento mi sono andato a vedere, a pormi una domanda. Vi siete mai chiesti quante strade, quante piazze, quante monumenti, quanti corsi sono intitolati Giuseppe Garibaldi in tutta Italia? Ebbene, cioè, ho trovato una statistica fatta già da qualche anno fa, che era nel 2011, da 6 a 8 pagine gialle,
In Italia le strade e le piazze indicate per i bandi di Diolinde sono 4.247. 4.247. Partita quanti è quella di anni? 4.45. Tutta tira, quindi diciamo, siamo lì più o meno. E questa statistica, questa graduatoria è molto interessante perché dopo di lui c'è Mazzini, caro Domenico, quindi lui lo ricordo, l'altro dei padri della patria, con 3.304, poi c'è Verdi, grande compositore musicista, 2.937, Cavour, 2.891 e così via dicendo. Con 93 potremmo dire voti, che non sono voti. C'è anche un signore che si chiama Luigi Carlo Faridi. Chi è stato Luigi Carlo Faridi? Da sempre era un dottore, era un meglio dottore, che però è stato presidente del Consiglio dei Ministri del Governo Repubblicano tra il 1862 e il 1863. Perché vi parlo di Faridi? Perché Faridi è stato quel signore che ai tempi della Roma di Renzi, Sabauda e quel di Napoli ha definito gli abitanti che avete sarete vicini africani, anzi per meglio dire africani di un paese, quindi secondo Faridi noi eravamo africani delle tribù aborigene. Ebbene, a questo signore qualcuno ha avuto il buon senso e il coraggio di dedicare le strade delle piazze, così come hanno fatto con Cesare Lombroso, anche a Cassino c'è una chiusa che è dedicata a Cesare Lombroso. Cesare Lombroso era, per quei pochi che lo sapessero, il padre della teoria del merito dato delinquente, quindi vedete un po' come si ragiona nel nostro, ecco perché dicevo qualche volta e lo ripeto convintamente che il nostro è un paese abbastanza curioso. Ma torniamo a pagare un bambino di Vincenzo Giardone. È evidente che questo libro si parla principalmente, ma non solo, di Garibaldi, si parla soprattutto della sua mirabolante impresa. Sappiamo benissimo, parte da Quarto e arriva a Napoli pochi mesi, da maggio a settembre, parte il 5 di maggio del 1860, entra a Napoli il 7 settembre, quindi fanno un po' quanti giorni, quante settimane, 4-5 mesi all'incirca. Un personaggio, e questo mi ha fatto molto sorridere, perché francamente non lo sapevo che viene definito l'eroe dei due mondi. C'è qualcuno che dice anche l'eroe dei tre mondi, no, dice buttare, no, dice buttare, dice comprendendo anche quello della mondo. 4.000 e passa vie strade, ma non sono incluse le lati, Marmore e Tonde, che si trovano un po' dappertutto. Io, la cosa singolare, qualche anno fa, stavo delle Marche e mi è capitato di vedere paesino delle Marche, in un modesto edificio, la lapide della casa di Marco, in cui l'italiano è anche troppo forbito, si ricordava che Giuseppe Garibaldi era rimasto lì, era rimasto lì in quella casa perché si era riposato, perché dopo pranzo si era fatta la vendica, la controlla, l'amico della controlla, lo sanno meglio di me. Che mi fa un po' sorridere. Insomma, diciamo, perché io onestamente mi aspetto prima o poi di trovare un'altra lapide in cui si dirà che Garibaldi quel determinato giorno, quella determinata ora è stata in quella casa perché doveva fare la lapide. Io prima o poi qualcosa del genere me la aspetto. Allora sì, che veramente il cerchio sarebbe chiuso. Fino ad ora non ho trovato, paese, ma prima o poi qualcosa del genere sono sicuro che lo troverò. Ecco, capite perché il nostro paese è afflitto da questa sovrabbondante, questa infezione, questa garibaldina. Capite perché Vincenzo Giardone ha voluto intitolare in maniera così strana, potrebbe dire, così intelligente il suo volume? E per chi ancora l'avesse capito, c'è da leggere un passo veramente interessante del canonico Puntà, che scrive nel 1875. Guardate bene, nel 1875 Garibaldi era ancora in vita e quindi era difficile scrivere queste cose perché Garibaldi era considerato ancora, come allora, un monumento nazionale. E questo passo di Puntà, il paese Giardone molto opportunamente lo riporta nell'ultima pagina della copertina. E dice: Garibaldi è in
parla di gran generale, di scassatroni, di eroi dei due mondi. Tutto questo lo sarà, non voglio metterlo in dubbio. Anzi, se ti piace, lo chiameremo pure eroi dei tre mondi, includendo quello della luna, come dicevo prima. Però i suoi ammiratori non dovrebbero negare che tutto quello che gli operò e compiti meraviglioso il regno delle due Sicilie, l'avrebbe operato e compiuto un uomo qualunque se avesse avuto i mezzi e gli aiuti del nostro eroe. Chissà, anche io, o qualunque di voi, e benevoli del nome, avremmo operato una specie di eroica e miracolosa eccezza. Quindi Buttati, diciamo, con la sua ironia, anche potrei dire con la sua onestà, riesce a dire quello che molti pensano, molti di noi pensavamo anche in quanto andavamo alla scuola elementare, no? Chi di noi si è chiesto, ma come avrà fatto per imparare con mille uomini a conquistare un regno in così poco tempo, a sconfiggere un esercito così prestato? Sono quelle cose che Buttati si domandava e si chiedeva già nel 1875, quanto ancora Garibaldi era. Quindi abbiamo già detto che Giannone nel suo testo si interessa in maggior modo di Garibaldi. E lo fa però in una maniera, facendo sempre comunque parlare le carte. Il suo libro è veramente un fuorilegge inesauribile di carte, di documenti,